K-Dub. And Chewie and some hot nigga. Like I told Tish, I see when I shot niggas. Buongiorno ragazzi, io sono Lascia Stare e oggi siamo in un nuovissimo video. Oggi parleremo di una parola italiana molto speciale. La parola in questione è cazzo. In italiano preciso la parola cazzo ha un significato ben preciso. Vediamolo subito nel vocabolario. Ok, allora mo vai a cercare, porca troia. Cazzo letteralmente significa pene. E quindi ecco come utilizzare la parola cazzo diversamente da pene. Cerchi qualcosa da me? Che cazzo vuoi? Sei venuto qui senza nessun invito. Sei venuto cazzo. Guarda, non me ne importa niente. Chi cazzo se ne frega? Adesso la circostanza si fa drammatica. Mo so cazzi. Mi fai cadere le braccia. E che cazzo? Mi affaccio alla finestra e colgo come la giornata che devo affrontare sia veramente una splendida giornata. Mado, che cazzo di giornata? Mi affaccio alla finestra e il mio animo viene accolto da un profondo dispiacere in quanto il tempo è veramente uggioso. Madò, che giornata di cazzo! Ora, da queste due frasi che ho detto potrete sicuramente notare che il cazzo va sempre avanti e non dietro. Lo so che stai pensando a male. O meglio, se è avanti vuol dire che è positivo, se invece è dietro vuol dire che comunque non è questo granché. Chi è costui che si presenta a me con aria aggressiva? Ma che cazzo è questo? Ma in realtà noi utilizziamo cazzo anche perché le frasi sarebbero quasi deboli dette senza cazzo. Per esempio, dimmi la verità. Dimmi quella cazzo di verità. Cioè, vedete, aggiungendo il termine cazzo entriamo in una dimensione magica quasi. Adesso speriamo che una volta uscito questo sarà un cazzo di video e non un video del cazzo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale delle due. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate qua sotto ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Bella ragazzi!